Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti per il nuovo video. Oggi è mercoledì e siamo vestiti di rosa. Ed eccoci ritornati subito dopo la sigla e oggi assolutamente, come avete capito dal titolo, daily skincare, perché lo skincare si fa anche la mattina. Quindi ovviamente volevo andare a proporvi e andare a provare alcuni prodotti che io sono andato a comprare e vi ho fatto vedere nello shopping haul, così almeno da avere tutti insieme una first review su come andranno a funzionare sulla mia pelle. Ovviamente ieri sono stato da Primark, ho visto questa super t-shirt e visto che oggi è mercoledì, vestiamoci tutti di rosa, ragazze. Ultra carinissima, ultra nice, pagata 8 pound, credo 10 euro da Primark Italia. Non vi presento il giacchettino, è di ASOS, ma è completamente andato, anche perché l'ho acquistato un anno fa, quindi mi dispiace. Un'altra cosa assolutamente imparata che vi volevo dire, avendolo riprovato per altre due volte dopo l'ultimo video che io ho pubblicato, il shaving gel di Elemis, secondo me è 100% provato e la pelle è ultra morbida e idratatissima. Sembra strano, ma veramente dovete assolutamente provarlo. Se vedete qualche irritazione o qualche spot in giro è perché ieri sono stato da Origins, da House of Fraser. Ho fatto un trattamento con dei prodotti completamente nuovi e diversi e quindi magari ha fatto uscire un po' di irritazione, ma comunque tutto a posto. Comunque Origins come sempre, anche con i nuovi prodotti, ultra wow. Dopo la barba ovviamente io ho già fatto il cleanser e ovviamente adesso vi andrò a riproporre sempre lo stesso cleanser, perché ogni volta che lo uso è sempre un piacere. È quello di Origins, il Ginseng Scrub. E ovviamente è ultra gentle, è ultra soft e ultra delicato, che si può usare tutti i giorni. Io anche per condiscendenza ho chiesto alla ragazza ieri se comunque era il caso di usarlo ovviamente tutti i giorni. Lei ovviamente mi ha confermato anche la cosa, dicendo che non essendo proprio uno scrub strong dove ti va a fare proprio un'esfoliazione pesante sul viso, puoi usarlo tutti i giorni anche come normal cleanser, quindi perfetto, sono felice anche di questa cosa. E un'altra cosa, avendo provato un altro scrub prima di andarvelo a proporre, mi ha dato giusto un campioncino da provare anche magari nei prossimi giorni, quando dovrò usare, quando avrò bisogno proprio di uno scrub, così almeno da provarlo, e se ne varrà la pena vi farò vedere in un video lo scrub nuovo che Origins ha creato. Detto questo, andiamo subito allo step successivo del cleanser, che è la maschera. Allora, come maschera oggi volevo andarvi a presentare la New Body Suit, che è quella al pink clay, quindi quella per pelli dry and normal. E ho detto sì, proviamolo, anche perché uno è molto carino da poter creare un qualcosina con l'acqua, in modo da vedere anche con molta facilità come si riesce a fare una maschera, e secondo, così almeno ad avere una first review, visto che comunque è anche 100% naturale sulla mia pelle, che effetto darà. Quindi andiamo a aprire il barazzolo e ovviamente le indicazioni dicono giusto due goccine d'acqua e un cucchiaino da tè di polverina. Avendo aggiunto due cucchiaini di New Body e giusto due goccette d'acqua, ora lo sto mescolando e infatti vi voglio andare a far vedere, ma non lo so, dovrei abbassare la telecamera. La telecamera in questo momento no, ma non so se si vede. Comunque mi sembra è acquosa ma compatta. Ovviamente andremo a provarla insieme. L'odore, ragazze, quando questa polverina tocca l'acqua ha l'odore del mattone. Pensate tipo i mattoni rossi, quelli tipo per costruire le case. Ecco, lo stesso odore, proprio forte. Quindi credo che sia anche per questo che è 100% naturale, perché già l'odore
ti dà proprio l'odore dell'argilla vera. E andiamo a prendere il mio specchietto e a metterci la maschera. Quindi dopo essersi ben bendate la faccia con questa argilla che io non riesco neanche a parlare, notate che tipo la maschera si è subito asciugata nell'arco di 2 minuti, è ultra ultra veloce, quindi io la lascio altri 5 e attenzione a una cosa, a mettere prima il prodotto e dopo l'acqua. Io avendo fatto il contrario l'ho trovata molto molto liquida. Se a voi piace liquida, allora fate come ho fatto io. Se a voi piace un po' più densa, come in realtà piace a me, allora dovete un attimo seguire il consiglio di prima del prodotto e poi l'acqua. Quindi io la lascio ancora 5 minutini. Ovviamente il prodotto consiglio di lasciarla 15 minuti e poi torno a viso pulito da voi. Ed eccoci qua, subito dopo essermi riandato a lavare la faccia. La pelle al tatto è morbidissima, idratata e bella da sentire al tatto, nel senso la sento bella bella corposa. Ecco, allora la maschera è consigliata. Ho visto che comunque ha pulito bene bene come volevo io la pelle, me l'ha idratata e soprattutto la sensazione iniziale è top, quindi ve lo consiglio, ve la consiglio, ma attenti a misurare prodotto e acqua insieme. Comunque anche l'odore, quando iniziate a mescolare il prodotto con l'acqua, è proprio da mattone, quindi proprio vedete e sentite voi stessi che è proprio una cosa proprio bella naturale. Magari vi consiglio anche, io proprio adesso giusto per indicazione l'ho tenuta su 15 minuti, ma se comunque volete anche una mezz'oretta secondo me non fa male. Comunque ho iniziato a vedere dopo 15 minuti che la maschera iniziava a sgretolarsi, quindi iniziava comunque a perdere pezzettini, voleva dire che comunque tutto ciò che la pelle doveva assorbire l'aveva assorbita, quindi era già pronta da dover essere sciacquata. Il prossimo step è un prodotto nuovo che io lo uso più di sera che di giorno, ma oggi andrò a testarlo di giorno e lo uso al posto del tonico. Sono questi dischetti dei facial pads che adesso vi mostro e sono della linea di Elemis. Allora, innanzitutto sono idratantissimi e buonissimi, sono davvero tanto impregnati, ovviamente sono sempre naturali e come potete vedere la confezione, come potete vedere la confezione è quasi vuota perché io davvero sono andata a usarne tantissimi. E adesso vi faccio vedere soprattutto il dischetto. Si presenta così e ha due parti, questa parte è molto ruvida e molto più granulosa, invece questa è molto liscia. La ragazza mi ha consigliato ovviamente prima di passare la parte ruvida e dopo di passare nella parte dove ho passato la parte ruvida, di passare la parte liscia, perché magari la parte ruvida va a grattare qualcosa, la parte liscia va a rimuoverla. Quindi andiamo a usare insieme il dischetto. Comunque questi ve li consiglio se magari siete un po' più lazy a usare il tonico, nel senso io magari lo uso più di sera perché è proprio un trattamento un po' più forte da fare, un trattamento un po' più intensivo rispetto al tonico, però oggi andremo a provare di giorno. Ma comunque sono, a parte quello, attestatissimi e mi piacciono un casino. Ovviamente è andato a rimuovere ancora argilla, come se avessi su del fondotinta, quindi cosa ultra ottima anche questa, che comunque potete vedere che il prodotto funge, anche perché io, a me piace togliere le maschere, anche dall'altra parte ha fatto il the same, a me piace togliere proprio la maschera in maniera molto più soft, cioè posso tipo più acqua eccetera eccetera, così in modo che il prodotto magari una volta rimosso
vadi a fare ancora un percorso in più fino a sera o fino alla mattina dopo, dipende quando fai la maschera. Lo step del siero ovviamente lo conoscete già, però oggi voglio provare una nuova formula che è il siero alla rosa di Torsebà, che è quello che vi ho fatto vedere nello shopping haul, in modo da farvi vedere anche da com'è sulla pelle. Ovviamente io questo di solito vado a metterlo insieme a dell'acido glicolico di sera, in modo che comunque la pelle, oltre a idratarsi, si calmi anche, quindi faccio un doppio effetto. Però oggi vado a usarlo da solo di giorno. Come potete vedere, ovviamente andiamo a shakerare, e come potete vedere ovviamente ha il tappino bianco per recuperare sul prodotto, e il prodotto si presenta così. Voilà. Tup. Ovviamente andiamo a prendere un bel prodotto, la mano è bella unta, e poi andiamo a passarlo. Ovviamente una cosa che vi voglio consigliare è, se non vi piace assolutamente l'odore della rosa, non prendetelo, perché l'odore della rosa è molto forte, è davvero tanto 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 forte, ragazzi. Quindi una cosa che vi consiglio, a me piace perché mi calma molto. E una cosa che vi consiglio è, se non vi piace, non prendetelo. Altro step che io vado a fare, ovviamente, come avete potuto vedere, non unge. Nel senso, poi vabbè, io lo passo anche magari sui capelli per dare un pochino di profumazione, anche perché comunque li ho lavati stamattina, ma come potete vedere comunque non unge, cioè lascia comunque anche al tatto una bella sensazione ovunque, sulle mani, sui capelli, sul viso. E volevo farvi vedere ovviamente se si vede che è bella luminosa. Non so se riuscite a vederlo, ma comunque è bella luminosa. Come altro step, conoscete già il mio siero della linea di Procollagen, il siero occhi, e andiamo a mettere anche questo. Ovviamente epico, mi cade il vasetto. Ovviamente basta un pump col siero, e ovviamente voilà, la freschezza assoluta, è ultra buono. E ovviamente io ne avevo bisogno, perché dopo ieri che ho fatto un trattamento assolutamente fuori da i soliti prodotti che io uso, mi aveva lasciato un po' di irritazione ovunque. Quindi oggi andiamo a riprendere la mia routine. Io lo passo anche molto sulle sopracciglia e sulle labbra, perché le lascia anche belle morbide. Come ultimi due step che sapete già, questa è la mia crema per eccellenza che sto usando di giorno, che è la Procollagen Marine Cream all'SPF 30, perché io, non usando make up, io ho bisogno di più protezione solare da UVA e UVB, e quindi ho scelto una 30. E ovviamente andiamo a usarla in questo momento, per bisogno dello specchietto. E ovviamente, ragazzi, il prodotto è qualcosa di eccezionale, cioè la profumazione è proprio buona, rilassante. Dovete assolutamente avere l'opportunità di provare la crema e dirmi poi sotto nei commenti come l'avete trovata. Secondo me bastano davvero anche poche settimane per capire realmente com'è, ma anche già dall'odore secondo me capirete già che è una bomba. E ovviamente io mi ci sto trovando davvero bene. Ultimo step è il mio contorno occhi, sempre della linea di Elemis, e questo principalmente lo uso di sera, perché di giorno uso sempre della linea Ginseng di Origins, che è la linea arancione, il suo contorno occhi fatto nello stesso modo, che ha più colorazione, più idratazione, ed è perfetta per il giorno, almeno per me è perfetta per il giorno. Però oggi andremo a usare questa di giorno per provare qualcosa anche di nuovo e di diverso, anche perché le contorno occhi non hanno sicuramente
giorno notte, a parte la New Ultras, ma proprio con la gen della linea di Elemis, che ha veramente creato due prodotti eccezionali. E in un video vi mostrerò anche la daily skincare di quei prodotti là, perché ne valerà la pena. Andiamo a prendere con questa pompettina che sembra di essere da un chirurgo. Andiamo a picchiettare ovviamente. E poi ovviamente andiamo ad applicare il prodotto. E voilà ragazzi, il prodotto è stato applicato. Ovviamente io sento già sempre differenza, perché inizio sempre a sentire comunque che la pelle inizia a prendere il prodotto e da così iniziare a idratare la parte. Il mio video termina qui. Subscribe on my new channel, followatemi on Instagram, ovviamente vi lascio il mio Instagram da qualche parte come sempre. Grazie mille delle view, grazie mille di chi commenterà, grazie mille di tutto ragazzi. Io vi mando un grande bacio, spero che la mia daily skincare vi sia stata utile, spero che i nuovi prodotti che vi ho fatto vedere, ho provato anche qualcosa oggi di nuovo, vi siano serviti a qualcosa. Io vi mando un grande abbraccio, un forte abbraccio e a presto, e restate sempre sintonizzati. Bye!